Grazie.
ci spero che ti accettasse, ma io ti rifiuto. Allora Adamo disse, se no, si abbia messo a meno di un uccello, caricato qui tanta terra, quanta ne porto una copia di lui. Perché l'uccello potete compiere un olocausto o un sacrificio da credere, ma solo al Signore, parola di Dio. Gracias.
poi di tutto quello che fatto nella nostra vita, e perché deve risaltarci, cioè per dire che noi da soli non possiamo fare nulla, ma se abbiamo Gesù nel nostro cuore, allora la nostra vita sarà senz'altro più felice.
suo vincolo a morte e ci resi partecipi della sua vita immortale. Per congiungere a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e tutti, e tutti giusti, che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, gloria al mondo, ogni bene. Nel Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza di vivere il nostro Salvatore Gesù Cristo. Non permettere che gli altri mani di separare da te.
misericordioso che ci nutrivo il corpo e sangue del tuo figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare la sua stessa vita e il Dio.